Le 5 mosse del latino con questa playlist del Berga YouTube che sta creando dei seguaci e che punta fondamentalmente al metodo di traduzione. Traduciamo insieme un branetto per comprendere quali strategie mettere a punto per affrontare nel migliore dei modi il testo latino. Questo è il secondo video dedicato all'opera di Livio. La prima operazione da compiere consiste nell'identificazione dei verbi. Gran parte dei verbi che troviamo nella versione sono coniugati all'indicativo perfetto attivo oppure nella forma dei verbi deponenti. Posuit da pono, poi abbiamo adortus est da adorior o pugnare che è l'infinito. Admovebatur e come quatiebantur sono due imperfetti passivi, admovebatur è una terza persona passiva singolare da admove, admovere, quatio quatis, quasi quasum quatere, questo è un imperfetto passivo terza persona plurale, parare, comminisci, rispettivamente un infinito presente attivo e uno deponente, conabantur è una terza persona plurale di conor, conari, che significa tentare, verbo deponente. Confisi, da confido, confidis, confisusum, confidere, ed è un verbo semideponente, significa confidare. Poi abbiamo ancora erant e turbabant, imperfetti di sum e di turbo turbare. Erat va unito ad decussus, c'è cioè un iperbato, murus è il soggetto, decuzio decutere, questo è un verbo della coniugazione mista ed è qui coniugato all'indicativo più che perfetto passivo e poi adgresse sunt da adgredior e dunque un verbo deponente, ancora un indicativo perfetto. In questo video associo l'analisi della frase e la costruzione. Posquam è il primo connettivo che trovo, è una congiunzione temporale, dopo che poi abbiamo sicut, che significa così come, il sed, intanto le segno tutte anche gli avverbi, simul significa allo stesso tempo, et è la congiunzione, tamen è tuttavia, aut, disgiuntiva, o, abbiamo armis et audace collegati dall'et, così come let e let abbiamo il polisindeto, il qui che è un pronome relativo, ancora un tamen e poi un et. Identificati dunque i verbi e le congiunzioni connettive agli avverbi, procedo all'interno delle singole frasi con analisi logica, con l'analisi non del periodo, ma l'analisi che mette in ordine i termini all'interno delle frasi. Posquam, il soggetto sottinteso, posuit è però il predicato verbale, posuit che cosa? Castra, l'accampamento, ad menia, complemento di luogo. Il soggetto resta sottinteso, ma evidentemente è il console che si incarica di queste operazioni, il cui possiamo mettere sottinteso un il, per esempio come egli o un is. Adortus est, nel significato di incominciare, di dare inizio, richiede subito un infinito che porto subito sopra, adortus est o pugnare. E poi c'è un complemento oggetto che è urbem, nel senso di incominciare ad attaccare la città, ad assediare la città, non corona sed operibus, è il mio ablativo con cui devo fare i conti, nel senso che sarà un ablativo di mezzo e corona vale come cerchia di soldati, operibus opus operis della terza e vale come opera di fortificazione, sicut vale così come Lamia è un nome di città, quindi significa che incominciò ad assediare la città non con la cerchia come Lamia, ma con le opere di fortificazione. Poi abbiamo un'altra frase, il cui verbo è admovebatur, aries è il soggetto, e possiamo spostare solo il simul, allo stesso tempo, multis locis, come ablativo di luoghi, in molti luoghi, aries admovebatur, et muri quatiebantur, quindi abbiamo due frasi molto brevi, peraltro. E poi c'è un tamen, che è importante perché l'avverbio, e il verbo è conabantur, quindi sposto il verbo subito. Come vedi in questa serie di video che sto realizzando negli ultimi mesi,
opero direttamente con la costruzione, in modo tale che tu possa seguire l'esempio. Se lavorassi al computer, puoi farlo tranquillamente perché sposti come faccio io. Se invece sei con una versione davanti sul libro, potresti usare per esempio dei numerini, oppure potresti usare delle frecce, oppure ancora trascriverla sul quaderno nell'ordine. Perché è importante trascriverla nell'ordine? Perché così abbiamo già disposto i termini, così come poi andremo a tradurli nella frase in italiano. Tamen oppidani con abantur parare aut cominisci nihil, adversus tale genus, avvicino l'aggettivo e il sostantivo e l'accusativo, reti d'adversus, machinationis è un genitivo. Il confisi lo sposta all'inizio, perché noi diciamo anche confidando in, abbiamo armis et audace in dipendenza da confisi, quindi è costruito con il dativo. Che cosa facevano queste i cittadini, che sono coloro che figurano come soggetto già nella frase precedente? Gli oppidani turbabant, lo sposto dopo audace, chi turbabant, et stationes ostium et milites, doppio accusativo con et, ostium il genitivo, eruptionibus crebris. Ma dobbiamo però considerare che c'è questo relativo che evidentemente va riferito ai milites. Allora spostiamo prima turbabant, cioè sconvolgevano, confondevano con frequenti irruzioni, sia stazione sostium, sia i soldati, che erant, eccolo qua, qui erant circa opera, opus operis, che erano attorno alle opere e alle macchine. Ancora proseguiamo, c'è ancora un multis locis, ancora come sopra, tamen, iniziale, il murus decussus erat, et alie copie romanorum ad gresse sunt affissam. E siamo così arrivati alla proposta di traduzione. Il testo analizzato e ordinato, ora con l'aiuto di un dizionario cerchiamo di dare un senso a quanto abbiamo fin qui disposto. Postquam posuit castra ad menia, dopo che pose l'accampamento vicino alle mura, egli, soggetto sottinteso, ad ortus est oppugnare urbem, incominciò ad assalire la città, non corona, non con la cerchia di soldati, come Lamia o come Alamia, sed operibus, ma con le macchine d'assedio. Simul, allo stesso tempo o simultaneamente, multis locis, in molti luoghi, era avvicinato l'ariete e le mura venivano abbattute, quasi ebantur. Tuttavia, oppidani, i cittadini, tentavano, ma poi c'è il nihil, quindi aggiungiamo un non tentavano di predisporre, parare o di comminisci, escogitare nulla, adversus tale genus machinationis, contro una tale macchinazione, anzi contro un tale genere di macchinazione. Confisi armis et audace, posso renderlo anche col presente, confidando nelle armi e nel coraggio, intendo con un presente nonostante sia un perfetto, ma diversi participi perfetti si possono tradurre con il presente. Con frequenti irruzioni sconvolgevano e turbabant sia le guarnigioni dei nemici, sia i soldati che erano attorno alle opere e alle macchine d'assedio. Tuttavia in molti luoghi il muro era stato abbattuto, ma qui il singolare sta per il plurale di sicuro, le mura erano state abbattute e altre truppe dei romani assalirono Anfissa. E come dico sempre, quando arrivo alla quinta delle cinque mosse, la verifica del senso, non è mai concluso il lavoro se non dopo aver fatto il punto sulla situazione, se non dopo aver verificato che quello che abbiamo tradotto abbia un senso. In questa fase ti invito a ripercorrere il testo con parole tue, e questa è la conferma, soltanto questa fase ti dà la conferma di aver operato nel modo opportuno.
Allora qui c'è come sempre un accampamento che viene disposto vicino ad alcune mura, le mura di una città che viene assediata non come in una precedente occasione con i soldati che la cerchiano, bensì si fa ricorso alle macchine d'assedio. Le operazioni dal di fuori sono numerose, si avvicina l'ariete evidentemente per agevolare l'accesso, vengono contemporaneamente abbattute le mura e mentre dall'esterno fervono le operazioni militari per aggredire la città, i cittadini non mettono in campo nulla di particolare contro un tale genere di macchinazione e tuttavia confidano nelle loro armi e nel loro coraggio e fanno delle frequenti uscite che sconvolgono l'assetto militare dei nemici e tuttavia il punto è che i romani si dimostrano superiori perché le mura erano cadute in più punti della cerchia muraria e i soldati romani si preparano ad assalire anche un'altra città. E questo era il secondo dei video dedicati a Livio all'interno delle 5 mosse del latino con una fortunata playlist del Berga YouTube che vanta finora diversi video, una trentina circa, dedicati alla traduzione degli autori che qui vedi in elenco. Se il lavoro ti è parso utile ti invito a lasciare un like, se non l'avessi ancora fatto ti invito ad iscriverti al canale e intanto ti auguro un buon lavoro.